Bentornati nella serie di Skyrim, signori e signori. Siamo pronti per provare l'uscita del tunnel, diciamo. Siamo usciti dalla grotta e andremo a vedere cosa c'è al di fuori. Per me è tutto nuovo, un mondo nuovo, non ho mai provato nulla, mai guardato un gameplay di questo gioco. E diciamo ce lo gusteremo insieme, ok? Chi ha qualcosa da dirmi, scrivetelo pure nei commenti, se volete darmi qualche indizio, qualcosa, li accetto soltanto da lì. Non andrò a vedere nulla e di nulla di nulla. Che bello scoprire piano piano le cose. Ok, andiamo via. Continuiamo la nostra avventura. Siamo usciti dalla grotta dopo il prologo. E adesso vediamo un cane. I segugi infernali sono i tipici guardiani dei vampiri. Ignota è la loro origine, ma non il loro morso. Gelido come la morte. Madonna, cominciamo bene. Allora, dato che siamo nel nord, c'è freddo. Mi sono già piazzato con un giubbettino da nord. Guarda bellino, questo l'ho cercato, non sapete quanto l'ho cercato, trovato a Viareggio, allora, alla vela, vi faccio anche pubblicità. Ok, siamo qui con il nostro amico, brutto, biondo. Ecco. Sembra che questa volta se ne sia andato per sempre. Pensavo mai aveva sentito. Credo, però che dovremmo rimanere nei paraggi okay. Per vedere se torna. Direi di no, non sappiamo sta parlando se del drago. Altro si è salvato, ma presto qui pullulerà di imperiali, sarà meglio andarsene da qui. Mia sorella Gerdur gestisce la segheria a Riverwood, lungo la strada. Sono certo che ti aiuterà. Sì, però andiamo. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Ok. Ci dividiamo. Mi segue. Io devo fare questa strada, non te vai. Guarda, se mi fermo... Se ne va, ok. Va bene, vai. Sai, dovresti venire con me a Windhelm e unirti alla lotta per liberare Skyrim. Ah, oggi qui hai visto il vero volto dell'impero. Se o vado dalla sua sorella il significato della o vado con del lui. Drago, quello è Ulfric. Unisciti alla ribellione del manto della tempesta. Diciamo da ora posso andare dove cavolo mi pare, da quello che ho capito. Proviamo a seguirlo ancora un po', guardiamo che succede. Vedi quelle rovine lassù? Il tumulo delle cascate tristi. Non ho mai capito come mia sorella riesca a vivere all'ombra di quel luogo. Immagino che ci si abitui. Deve essere un posto un po' strano. Comunque non sarei molto propenso ad andare dalla sua sorella. Preferirei andare da lui. Però mi sa che devo andare dalla sorella per forza per la missione. Queste sono le pietre guardiane, tre dei 13 antichi menhir che punteggiano le terre di Skyrim. Avanti, controlla con i tuoi occhi. Che ci faccio? Ah, posso attivarle. Pietra del guerriero, pietra del mago, pietra del ladro. Neanche a dirlo, sono un guerriero. Coloro che si trovano sul segno del guerriero prenderanno tutte le abilità di combattimento il 20% più rapidamente. Puoi avere una sola benedizione del segno alla volta. Ok, allora prendiamo questa. Guerriero, bene. Quelle stelle ti guideranno verso l'onore e la gloria. Sicuro? Speriamo. Andare da qualche parte o... Niente. Seguiamolo. Una bella grafica, devo dire, il gioco. Attenzione. E non ti tiro. L'acqua e tutti, non lo so perché vi faccio vedere l'acqua, ma tutti nei videogiochi fanno vedere l'acqua e allora ho detto facciamola vedere anche noi, andiamo magari per far vedere la perfezione. Ricorda, del questo gameplay. Non è territorio dei manto della tempesta. Ok, se non sono ancora giunte notizie da Helgen dovremmo essere al sicuro, basterà fare attenzione. Ci intanto solo in qualche imperiale fa parlare pesci lui. Pesci alà. Scusa, dicevi salmoni come me, tutti controcorrente vanno. Voglio anche io l'arco, te lo dico già, eh. Che c'è? Oh, wow, wow, wow. Dai, gnacci. Pensavate, Che stai facendo? Chiappo. Aspetta, ti frego anche la roba tua, pelliccia di lupo, ma le costa. Bella sta cosa. Andiamo?
Sono felice che tu abbia deciso di venire con me. Siamo forza. Quasi arrivati. Vai, c'è una volpe lì, che facciamo? Lasciamo andare. Ah sì, dai, poverina. La volpe, guarda la come nuota. Ragazzi. Ah, premendo R3 andiamo in prima persona, bello. Sta tranquillo, so usare. C'ho dei punti, vabbè, est, nord e il punto. Un castello e un. E qualcos'altro. Pare che nessuno qui sappia ancora cos'è successo. Avanti. Gerdur probabilmente sta lavorando nella segheria. Un drago! Ho visto un drago! T'hai visto? C'è ora, madre? Era grande come la montagna e nero come la notte. È passato in volo sopra il tumulo. Draghi, ti prego, che bello. Dialoghi in italiano, ragazzi, che bello. Magari fossero anche in GTA. Pensate che spettacolo che era. Vabbè, a parte ora GTA mi ha rotto un po' le palline. Gerdur! Fratello, Arya misericordiosa. Come sono felice di vederti. Ma qui sarai al sicuro. Gerdur. Abbiamo saputo che Ulfric è stato catturato. Sto bene, Gerdur. Adesso, almeno. Sei ferito. Che è successo? Chi c'è con te? Qualche compagno? No. Con un amico. Presto un compagno. Di fatto gli devo la vita. Dillo. C'è un posto in cui possiamo parlare? Non c'è modo di sapere quando gli imperiali scopriranno quanto è accaduto a Helgen. Helgen, è successo qualcosa? Hai ragione. Vieni con me. Helgen. Vieni qui un attimo. Ho bisogno del tuo aiuto. Che succede, donna? Sven si è di nuovo ubriacato al lavoro? Odd, vieni qui. Bravo, che ci fai qui? Arrivo subito. Ma che palla? Ma che Odd? Fioralof, posso vedere la tua ascia? Quanti imperiali hai ucciso? Conosci veramente Ulfric, manto della tempesta? Silenzio, Frotnar. Non c'è tempo per i tuoi giochetti. Va a sorvegliare la strada meridionale. Se vedi arrivare dei soldati imperiali, vieni ad avvisarci. Giovanotto, museruola al cane. Mamma, voglio restare a parlare con lo zio Ralof. Ma che bestia. Ma guardati, sei quasi un uomo ormai. Oh, la rimetto a posto. Potrai unirti anche tu alla battaglia. Cucciolone. Sì, non preoccuparti, zio Ralof. Non lascerò che quei soldati ti colgano di sorpresa. Guinzaglio, guarda dove caca. Succede? Sembrate distrutti, voi due. Non ricordo l'ultima volta che ho dormito. Da dove cominciare? Dunque, le notizie che hai sentito su Ulfric erano vere. Gli imperiali ci hanno teso un agguato vicino al crocevia di Acque Scure. Era come se sapessero esattamente dove trovarci. È stato 2 giorni fa, ormai. Questa mattina ci siamo fermati a Helgen e pensavo che tutto fosse perduto. Eravamo in fila davanti al ceppo del boia che era pronto a decapitarci. E chi ti ha aiutato io? Non hanno osato dare ad Ulfric un giusto processo. Tradimento per aver combattuto per la sua gente. Tutta Skyrim avrebbe visto la verità. Ma poi, dal nulla, l'attacco di un drago. Sì. Ma intendi proprio in carne ed ossa? Un drago. Quasi non riesco a crederci neppure. Come un drago. Ed ero lì. Per quanto possa sembrare strano, saremmo morti se non fosse stato per quel drago. Grazie alla confusione siamo riusciti a fuggire. Grazie al draghetto. Siamo davvero i primi a essere giunti a Riverwood. Per quanto ne so, nessun altro è arrivato dalla strada meridionale oggi. Bene, forse possiamo riposarci per un po'. Non vorrei mettere in pericolo la tua famiglia, Gerdur, ma... Scusate, c'è una strana creatura dietro di voi. Tu e il tuo amico siete benvenuti. Potrete restare finché sarà necessario. Laggiù, vedete? Agli imperiali ci penserò io. Gli amici di Ralof sono anche i miei amici. Bene. Ecco la chiave della casa. Fermati pure tutto il tempo che vuoi. Ah, se ti serve altro, devi solo farmelo sapere. Bene. Anello d'argento. Carota. Posso prendere anche tutto? Che piglio. Voglio. Ma dammi un anello d'argento. Peso, valore, armatura, niente. Tutto. Sono un gonzo. C'è qualcosa che puoi fare per me, per tutti noi.
Sentiamo. Lo Jarl deve sapere strano. Se c'è un drago a piede libero. Sembra Riverwood è strano. Senza difese. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgruuf a Whiterun di inviare tutte le truppe che può. Se farai questo per me, ti sarò debitrice. Grazie, sorella. Sapevo che potevamo contare su di te. Devo tornare al lavoro prima che si accorgano che non ci sono, ma si è salvato qualcun altro, Ulfric. Non temere, sono certo che ce l'ha fatta. Non basta un drago a fermare Ulfric, manto della tempesta. Capito? Li farò entrare in casa e mostrerò loro dove si trova tutto quanto. Bene. Al massimo gli mostrerai dov'è l'idromele, per birtene un po'. Ah, idromele! A più tardi. Non preoccuparti per me. Diamoci sotto so con l'idromele. Come cavarmela. Ok. Io che faccio? Sarò rimango come un coglione come o... Te l'ho detto che nostra sorella ci avrebbe aiutati. Sì, mi ha dato una casa. Pensate. Bene, direi grazie signorina... Come si chiama? Parla con Gerard. Gerard! Lucan, dell'Emporio di Riverwood. No, no, basta, dice basta. Che dei ladri sì, sì, parla da solo. Cosa? È strano, però. Pare non abbiano portato via quasi niente. Bottega. Buona giornata a te. Che tu possa morire stringendo una spada nel pugno. Perché no? Anche nel mio letto a 95 anni non sarebbe male.